Ricreare la mistica atmosfera del Natale a Betlemme caricandola di una valenza popolare strettamente legata alla tradizione contadina del luogo, è stato questo il filo conduttore del presepe vivente di Pacentro tornato in grande stile dopo due edizioni di stop forzato causa Covid. La manifestazione organizzata dall'associazione Pro Loco con il patrocinio del comune di Pacentro ha visto una grande affluenza di persone, una rappresentazione a cavallo tra il sacro e il profano. L'evento culturale, il percorso della rappresentazione sono stati catalizzatori di una serie di performance collaterali nello sforzo di ricreare un ritmo di vita perduto, scandito dagli incontri delle botteghe di raccolta che non sono puro decoro, ma esperienza partecipata, in grado di rigenerare quartiere urbano, trasformandolo in un organismo capace di ricreare modi di vita, di attraversamento e utilizzo fuori dalla routine del quotidiano, un evento ritrovato nel vero senso della parola. È stata una buona cosa, un bel evento, riuscito molto bene, sono pienamente soddisfatto. Andiamo a chiudere un anno in bellezza dopo i mercatini di Natale, la Corsa degli Zingari, l'area vocazione storica, cioè dopo una serie di eventi pacentrani dell'anno che non hanno fatto altro che migliorare l'immagine della nostra comunità e per questo ringrazio la Pro Loco, l'Associazione Corsa degli Zingari, la CP e tutte le altre associazioni che in un modo o nell'altro ci consentono di distinguerci sotto certi punti di vista e come accoglienza turistica. Quindi grazie a tutti loro, grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della nostra comunità quest'anno e a tutti coloro che nel silenzio appunto ci danno una mano. Anche quest'anno Pacentro torna indietro nel tempo per dare vita alla 23ª edizione del Presepe Vivente. Un evento così importante che vede arrivare tanta gente in paese e tutto questo dovuto sempre alla nascita di Gesù Bambino al mondo, capito? Un evento che così bello grazie ai giovani della Pro Loco che fanno squadra e a loro va tutto il merito di tutto questo. Sicuramente qualche intoppo perché è il primo anno con il nuovo percorso, quindi dovrà essere riveduto qualcosa, soprattutto nella gestione della folla che è stata tanta, però per il resto penso che sia andato bene. Sì, siamo contenti, soddisfatti. Dopo i mercatini anche il presepe vivente è andato bene, quindi il lavoro fatto è stato ripagato. Grazie a tutti di aver partecipato. È la prima volta che, diciamo, partecipo con questo ruolo. E anche gli altri anni ho sempre partecipato come contadina, quando ero piccola ho anche fatto il bambinello. Il piccolino è nato da poco, si chiama Antonio e Benvenuto a è stato bravo, Pacenza. bravo, questa sera dorme. Sì, è stata una bella esperienza, non l'avevo mai vissuta. Emozionante, molto emozionante. E sono molto contento di aver visto tutta questa adesione. Tanta gente, è sempre un'emozione. È stata un'esperienza molto, molto emozionante.